La musica ci porta a dire che la busta è qua, la cifra è questa ed è altissima, 210.000 euro e il nostro nuovo campione, Joselito. È un onore essere qui. Eh? È un onore essere qui. Per noi averti, allora, la cuffia, concentrati, ti lascio tranquillo, quando vuoi ti metti la tua cuffia, la indossi, Samir e Andrea, la formazione ci siamo. Siamo tutti, se ci siete anche voi a casa, che vi state ritagliando qualche minuto per godervi la ghigliottina insieme a noi, è perfetto. Quando mi dici, posso andare? Puoi andare. Va bene, mi senti? Ghigliottina, 210.000 euro di eredità, cominciamo a scegliere. Anelli. Capelli. Capelli. Ghigliottina. Meccanica, fisica, fisica, ghigliottina. Ripartiamo da meccanica. Ora. Padre Pio, Madre Teresa. Padre Pio. Ghigliottina. Capelli, meccanica, Madre Teresa. Andiamo avanti. Prendi. Senti. Senti. Ghigliottina. Andiamo a cercare la quinta. Occhi. Pinocchio. Occhi. Ghigliottina. Bravo Joselito che non molla. Giocherai per 26.250 euro. Le due parole: capelli, meccanica, Madre Teresa, prendi, occhi. Un minuto da adesso. Buona fortuna. Sta scrivendo il nostro nuovo campione, Joselito, puoi consegnare quando vuoi con tutta calma e voi a casa con grande calma. Se vi va, speriamo di sì, potete continuare a giocare con le parole capelli, meccanica, Madre Teresa, prendi, occhi, qualcuno più veloce può già twittare, pubblicare, chattare, qualcuno ancora può più meditativo, può ancora riflettere e valutare gli incastri di parole che vanno bene con capelli, ma deve essere perfetta anche con meccanica, con Madre Teresa, con prendi e con la parola occhi. Ce n'è una stasera che vale 26.250 euro, che saranno di Joselito se l'ha scritta. Vado a liberare la parola, quella vincente, quella che vale appunto più di 26.000 euro. Tu ogni tanto ti cimenti da casa? Sì, o... sì, ci ho anche preso. Sì. Sì, qualche volta. Tra capelli, meccanica, Madre Teresa, prendi, occhi, ce n'è stata una che magari ti ha portato poi a scrivere?
In realtà è meccanica, quella su cui mi ero concentrato di più. Ho pensato ad officina. Guardando così per un attimo prima di girare la parola, stiamo giocando, ma sì, appunto senza più il cronometro che ci rincorre. Capelli, meccanica, Madre Teresa, prendi, ormai lo possiamo dire, voce il verbo prendi, non c'è trucco, non c'è niente, quello è prendi, occhi. Avrei pensato forse a tempo. Cioè prenditi un po' di tempo. Perché tu pensi alla meccanica magari dell'orologio, anche le comunicazioni, sì, all'interno. Sì, il tempo della meccanica. Che hai scritto poi alla fine? Alla fine ho scritto vuoto, perché... Vado, posso girare? Prego. Alla fine, pensa di qua, pensa di là, hai scritto vuoto. Sì, perché Madre Teresa mi ha sviato rispetto a tutte le altre, non mi ha fatto venire in mente nulla, e alla fine ho pensato al vuoto di Madre Teresa. Finire ad associarla con prendi. Io speravo che invece proprio appunto questa figura straordinaria ti potesse accendere. Senti, prendi, voce del verbo prendere, tu sei un appassionatissimo di dischi, di musica, una passione ereditata da papà Nicola, giusto? Sì, confermo. C'è un sacco di vinili. Sì. Rino Gaetano, poi altri artisti italiani. Ma se parliamo di italiani, Battiato, Battisti, Guccini, De André. Mina, no? Sì, anche. Mina? Sì. Ma di Mina molto recente o anche Mina... No, soprattutto, anzi, forse più indietro, sicuramente. Perché quel prendi è proprio... lei, è proprio Mina. E dopo prendi c'è la parola di questa sera. Forma? Forma magari tutti. E... Samira lo fa... Molte signore e ragazze qui lo fanno, con la parola di questa sera, così un attimo alle prove magari del balletto, con quella parola, con la parola di questa sera, dici i capelli. La molletta. Con la molletta. No. Però, no. E te immagini Mina che canta, prendi sì, una molletta. No. Ma per le gentili signore, ma alle volte anche l'uomo va a teatro, anche l'attore, si trucca e quindi c'è quella proprio per il contorno... occhi e c'è la matita tra i capelli, appunto per fermare i capelli, vero Sami? Eccolo lì, guarda Samira in tutto il suo splendore, volendo matita per capelli, perché alle feste dei bambini ci sono anche le matite adatte, senza rovinare i capelli i bambini possono colorarsi i capelli e andare alle feste. E matita meccanica, ragazzi, l'abbiamo fatto tutti e ce l'abbiamo a scuola. Uno preme e mano a mano viene fuori la mina, porta mina a scatto, che la chiamiate automatica, meccanica, è quella. Uno preme e esce appunto ancora di più la mina della matita. Prendi una matita tutta colorata e disegna cieli blu, na, 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 na. La canzone bellissima di Mina. Prendi una matita del 61 tutta colorata, la matita per gli occhi. Chiudiamo con una straordinaria frase di Madre Teresa, in più versioni, come dire, coniugata. Lei diceva: io non sono che una matita, non sono altro che una matita nelle mani del Signore, io sono una matita e Dio mi usa per scrivere questo, diceva Madre Teresa. La parola di questa sera non è voto, volendo per andare a votare comunque serve la matita.